Ok, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ritorniamo su un altro tutorial pazzesco. Dico pazzesco perché qui parleremo di Warzone, i problemi più grandi che gli sviluppatori non fanno niente per risolvere. Già, quindi noi ci vediamo dopo la intro. Blast a block, enemy and friend is not an option. We all the same, now we go down and start. Things are like a Ok ragazzi, allora, per risolvere questo, il famosissimo errore che quando andiamo ad avviare il gioco, ci giochiamo e poi crasha. Poi quando avviamo il gioco esce subito questo errore, non so neanche perché. E niente, possiamo direttamente risolvere questo errore facendo tre step. Allora, con il primo step andiamo su Blizzard. L'ho fatto moltissime volte e devo dire che ha funzionato. Lo faccio sempre ogni aggiornamento di Warzone. Quindi, allora, che facciamo? Che facciamo? Il solito metodo, nel senso opzioni, analizza e ripara. Poi aspettiamo una ventina di minuti e abbiamo fatto. E questo era il primo step. Quindi non devi fare altro che aspettare. Una volta fatto la riparazione, che ci vuole? Chiudi tutto e riavvia il sistema. Questo era il primo step. Ve lo spiego velocemente perché questi step sono un po', come dire, complicati e ci vuole parecchio. Ok. Allora, come secondo step dobbiamo fare una cosa, un programmino dobbiamo scaricare. Quindi andiamo su driver, eccolo qua, download. È un software che serve per trovare tutti i driver per il tuo computer, quindi dobbiamo per forza scaricarci questo programmino. Ok, no, non mi interessa, devo scaricare la versione gratuita, quindi allora scarica la versione, clicca qui. Non so se la licenza è gratuita oppure a pagamento, però a noi ci interessa solamente. Si scarica. Perfetto. Chiudiamo Chrome. Esegui come amministratore. Sì. Installa subito tutto. Avvia subito. Vediamo un po'. Ok, chiudiamo qua. Versione gratuita. Perfetto. Fai la scansione ora. Ora, bene. Fasti scansione. Vediamo un po'. Quindi sta facendo la scansione di tutti i dispositivi installati sul mio PC. Ora dobbiamo fare la scansione con il gioco. Vediamo un attimo. Cosa serve? Allora, qui mi dice di aggiornare il mio monitor, l'audio. Ah, molto molto buono, eh? Molto interessante. Aggiorna tutto. Lo faccio più tardi. Ok, allora qui mi dice ok, strumenti, no. Indietro, aggiorna scansione. Perfetto, vedo che non ha trovato nulla, quindi quindi di aggiornare l'AirTag Audio, quindi l'audio non dovrebbe influenzare, non so, su Warzone, quindi a noi ci interessa soprattutto i driver, cose così tipo Nvidia, sempre dell'audio. Sì. Ok, una volta fatto, ragazzi, il gioco dovrebbe andare, sì.
deve per forza, non mi interessa, deve per forza partire. Quindi se non funziona, riprova e riavvia il sistema oppure aspetta. Gli sviluppatori si siedono su quella dannata sedia e cominciano a lavorare 24 ore su 24 su quel dannato gioco per tossici. Ok? Quindi risolvete questo gioco perché a tutti stanno dando problemi. Ok, bene. Ok, adesso avvia il gioco. Ok, sì. Si è avviato, perfetto, possiamo anche chiuderlo, tanto ci gioco poco. Sì. Perfetto. Ok ragazzi, grazie a tutti per questa visione, noi ci vediamo ad un prossimo video tutorial. Sperando di non ritornare a fare questo problema, questo tutorial su Warzone, perché non ce la faccio più. Che dire, sto scherzando, porterò sempre tutorial su moltissimi giochi, soprattutto Warzone, anche se è un gioco per tossici, ma va bene così. Quindi grazie a tutti, lascia like, quindi lasciate like, iscrivetevi al canale, attiva la campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Quindi ciao!